compagni ragazzi, reaction tutti quanti carichi, belli arzigli e pimpati nel canale nella vigilia di Giù e Zenith e con questa bella cagnolina Nila Scoop Dog Channel che vi mando un grande bacio, un salutone e spero che porta fortuna appunto alla partita di Champions League che ci serve per rilanciarci durante il ritiro alla Continassa, sperando di fare una grande partita come dicevo e saluto a tutti gli iscritti al canale, ancora veramente tanti anche ieri sera. E un altro abbraccione invece a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono, tra questi Fra. Ti voglio bene Fra. Allora, oggi appunto volevo partire con un discorso che molti di voi non condivideranno perché potrebbero pensare che sia più un'illazione e più una speculazione. Però mi sono giunte delle voci da fonti sempre vicine alla Juve e molti di voi appunto potranno dubitare, appunto potranno non essere d'accordo o dire che siano esagerate. Ma questo ritiro, anche se Allegri dice che non è punitivo ed è più una sorta di modo per mentalizzare di nuovi giocatori, con la presenza anche del dottor Vercelli, che diciamo è un po' lo strizza cervelli della squadra, che ha cercato appunto di capire quali sono le lacune cerebrali dei giocatori per le quali non riescono appunto a rendere con le squadre di mezza classifica in giù, appunto dobbiamo andare a snocciolare e capire e cosa potrà succedere ad Allegri nelle prossime settimane, perché da quello che mi risulta, se Max non dovesse riuscire a battere la Fiorentina, perché la Zenit comunque è una partita che possiamo giocarsi tranquillamente anche per il pareggio e rimarremo comunque in corsa per il primo posto barra secondo del girone, ma con la Fiorentina si gioca una fetta di panchina, quindi ve la metto lì, è una piccola pillola di serata, so che è una pillola che poi scatenerà un uragano, però ragazzi, non si scherza più, cioè questo ritiro qui non è casuale, come molti vogliono far credere. Ah, la Juve al 124esimo anno di storia è andata al ritiro, non era mai successo, siamo veramente in un momento difficile, ma si rialzeremo perché siamo più forti, abbiamo una rosa competitiva, eccetera, come ha detto anche Nedved. Ma la realtà è che se Allegri non dovesse battere la Fiorentina, rischia veramente il posto. Quindi è una sorta di ultimatum. Prendetelo appunto come volete, molti di voi chiaramente sono a favore di Allegri, altri no. Io mi schiero a metà, non ce l'ho con Allegri a livello di persona perché non ho nulla da dire contro di lui. A livello di allenatore, secondo me, non è riuscito ancora a trasmettere dei valori. Poi, chiaramente è vero che ha fatto uno sforzo enorme a dire di no al Real Madrid e a Florentino Perez per venire da noi, sposare un progetto per cui anche Capello gli aveva detto rischi grosso, perché ti stanno mettendo come capo espiatorio di tutto, occhio perché forse non riuscirai a fare quello che vorresti. Ma non è solo questo il problema, lui ha provato a dare il suo dettame di gioco, ha funzionato per un po', poi i giocatori non lo seguono, perché non sono più giocatori di una volta, campioni dentro la testa. Quindi questo ritiro potrà servire, ma fino a un certo punto, perché se ci sono certi giocatori che non hanno la testa per capire certi dettami e certi modi di giocare, mentalizzati a non prendere gol, e a non rischiare, a non fare errori di appoggi, di lanci lunghi, di passaggi filtranti, come fai a mentalizzare giocatori che non hanno questa mentalità qui, vincente, e di andare a vincere anche per 1-0 soffrendo? Fai fatica. Infatti Allegri ha durato veramente 4-5 partite con questa metodologia, poi è crollato tutto. E lui ha detto giustamente, queste due partite hanno fatto praticamente sparire tutto il lavoro che avevamo fatto buono fino adesso, guadagnando un po' di serie nel campionato, perché comunque eravamo a meno 10 dalle prime, eravamo attaccati, eravamo lì nella zona Champions e appunto eravamo galvanizzati dai risultati, quindi bastava fare un altro filottino di 4-6 punti tra Sassuolo e Verona e saremmo a parlare di tutt'altro adesso. Non avevo fatto il ritiro e appunto ci sarebbe un clima diverso che respirerebbero anche i tifosi. Non è così, e quindi ragazzi attenzione a quello che succederà in vista della Fiorentina, ve lo ripeto, potrebbe succedere il putiferio. Chiaramente, allora, scordiamoci Conte, come anche l'amico Mister Del Rio Fra ha detto nei commenti, perché è già promesso sposo del Tottenham, visto che Prazzi ha assicurato Spirito Santo, quindi sta facendo baccano anche là, sia a livello di panchina che a livello di mercato, perché non ne ha azzeccata ancora una neanche lì. E Fonseca, altro papabile, forse allenerà la Polonia. Gattuso secondo me non è a livello della Juve, anche se potrebbe dare grande mordente, grande carisma, ma è più un allenatore da Fiorentina, da Torino, da Napoli, insomma da queste squadre qui. E altri, fondamentalmente Zidane è più verso la panchina della Francia, sta aspettando appunto che Deschamps abdichi o comunque vada su altre panchine.
e quindi vedo molto difficile che Allegri lasci. Però, appunto, ripeto, se diciamo, non sposerà le aspettative della dirigenza, quindi composta da Nedved, Cherubini, arriva bene, e anche Agnelli e Elkan, potrebbe, appunto, come vi dicevo, rischiare. Siamo veramente nelle ipotesi sfrenate, molto lontane, però era giusto parlarne in questo video con tutto quello che ne conseguirà a livello di commenti, a livello di opinioni discordanti, però è giusto vedere tutte le aspettative e tutte diciamo le possibilità che ci si pongono davanti, perché è inutile prendersi in giro e girarci attorno. È una situazione disastrosa e quindi è difficile pensare che venga cacciato un dirigente. È più probabile che una Juve che ha già macinato due allenatori vada a macinare il terzo, anche se conosce l'ambiente ed è molto amico di Agnelli. Quindi questo è il primo capitolo. E poi andiamo a parlare brevemente anche della conferenza stampa, perché allora sono contento che Allegri aveva messo vicino a lui Danilo. Mi è sembrata una persona molto responsabilizzata, seria, e l'ho visto veramente incavolato, non solo in conferenza adesso, ma anche contro la Verona. Era imbufalito, lo vedevi che era uno dei pochi che ci dava, che sputava sangue e ha dato tutto fino all'ultimo, così come Dybala e Arthur Asprazzi. Quindi ha scelto molto bene il personaggio da portare in conferenza con lui, perché darà quello spirito giusto per calarsi nei panni della grande squadra che è la Juve e che non si può permettere di fare figuracce. E quindi io mi auguro che le parole di Danilo spingano l'ambiente, spingano tutti i giocatori ad andare in un universo unico, in un'unica direzione e battere questo Zenit benedetto e fare un'altra sliding door che ci potrebbe dare carisma e nuova linfa. E Allegri è stato molto più serio che col Verona e Sassuolo, perché era spavaldissimo, e mi è piaciuta questa cosa, che l'ho visto più posato e molto più attento a quello che diceva, a pesare le parole, e appunto ha detto che chiaramente la prima partita fondamentale su cui concentrarsi è lo Zenit, perché è inutile creare scompiglio e creare esasperazioni, perché sa che la Fiorentina è meglio pensarci quando siamo a ridosso della partita, perché sennò andremo veramente in crisi di nervi. E quindi ha mentalizzato la squadra proprio nel fare a fettine lo Zenit, cioè partita dopo partita noi dobbiamo veramente ragionare come una provinciale e racimolare punti e racimolare confidenza in noi stessi finché non arriveremo al livello in cui eravamo prima. Io mi auguro che Allegri ce la faccia, perché appunto non sono contro di lui, sono di quei tifosi che vogliono la Juve in alto, e io metto il cuore oltre l'ostacolo ogni volta che seguo la Juve come tutti voi, e quindi voglio che Allegri dia il 100% per riportarla lì. Quindi, sia che sia lui, sia che sia un altro, io voglio che la Juve arrivi in alto. E chiaramente, se Allegri lo fa, sono contento per lui, sono contento che lui rimanga, e non mi sorprenderebbe se Allegri riuscisse addirittura ad andare avanti in Champions e portarsi a semifinali, perché la Juve sta giocando molto bene contro le grandi, perché ha un tipo di gioco che si sposa molto con squadre organizzate e che giocano a calcio veramente, non che ti distruggono la tua tipologia di gioco e giocano soltanto a farti nervosire, a buttare la palla fuori e a rallentarti nelle tue manovre. Quindi sono fiducioso, ragazzi, ditemi anche la vostra, lasciate un bel pollicione, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Un abbraccio e grazie di esserci sempre. Vi saluta tanto anche Nila, un bacione a tutti quanti.